Se trovo un launchpad, il video finisce. O non proprio. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso Slurpee Swamp per tentare la sfida di oggi, che è: se trovo il launchpad, il video finisce. Non so se l'avete visto ragazzi, ma hanno praticamente rimesso il launchpad su Fortnite e non vedo veramente l'ora di provarlo. Ma cosa stavi cercando di fare, fratello? Cercava di farmi cadere per caso? Oh, che peccato. 33. È pericolosissima questa cosa perché c'è un cecchino in giro. Mamma mia ragazzi, facciamoci subito qua dietro. Due kill belle fresche all'inizio, non sono per nulla male. Allora, io cerco un attimo di entrare qui. Però ragazzi, vedete, dopo l'ultimo aggiornamento hanno messo questo bug, cioè questa cosa ovviamente non voluta, immagino sia un bug, in cui non puoi più sfondare gli oggetti con i punti deboli. Cioè stanno, vedete, premi ma non te li dà, quindi non lo so ragazzi, non so perché faccia sta cosa. Credo sia un bug che fixeranno nei prossimi giorni, o spero nelle prossime ore, perché è veramente grave. Comunque, lasciando stare questo ragazzi, allora abbiamoci un po' di roba. Ci serve necessariamente un fucile a pompa il prima possibile, perché senza fucile a pompa non credo andremo lontani. Qua che ci dà, ok. Aspettate, non voglio sfondare, però non voglio neanche distruggere i barili dietro, quindi ok. Devo veramente fare questa cosa ragazzi, che noia, ok. Capite perché devo assolutamente fixare questa cosa il prima possibile. Allora, qui vediamo se nella chest ci sta un fucile a pompa. C'è sfiga, dai, un po' di fortuna. Bello ragazzi, bello. Allora, facciamo così un attimo. Io tutta sta roba me la levo, ragazzi. A parte che ci ha dato non so quanta roba, ci ha dato due bandage bazooka, non so perché. Vabbè, comunque, siamo messi veramente, veramente bene. Devo dire la verità, questo è un set con il quale si può arrivare a fine game, sia a livello di cure sia a livello di armi. Ci servono solo un po' di materiali che sarà un po' difficile ottenere a causa del fatto che non possiamo rompere velocemente le strutture. Magari vediamo di accumularne anche un po' dai nemici, troveremo insomma un modo. Ok, sta un tizio qua sotto ragazzi, l'ho visto. Ok, voglio eliminarlo però non so come fare. No, in realtà so come fare. Dovrebbe stare qui a sinistra. Quindi facciamo così. Io con la massima attenzione cerco di entrare. Mamma mia quanto godo. Mamma mia quanto godo, mamma mia quanto godo. Non mi sta guardando, ah mi sta guardando. Slow clap bro, come sono toxic oggi. Vabbè comunque, se lo merita ragazzi, se lo merita, è stato non poco infame. Camperarsela così fa veramente schifo. Ah, veramente un po' di karma fortunatamente, ok. Rifacciamoci tutto lo scudo che avevamo, tanto è una cosa veloce. Anche se, vedete ragazzi, questa cosa mi dà veramente fastidio che non riesco a sfondarli. Mamma mia, cioè aveva proprio lo sfizio di lootare in tutti i sensi. Vabbè, ok, dai, perfetto. Va bene ragazzi. Allora teniamoci pronti per altri fight che sento in realtà in questa zona. Strano, vabbè sicuramente ci sarà qualcuno. Quindi fatemi affacciare un secondo. Eh sì, lontani. Però neanche così tanto. Vabbè, andiamoci a dare uno sguardo. Magari si sono fightati, magari il tizio non ha vita, chi lo sa. Ok, ora magari l'ha recuperata. C'è un piccolo problemino. Ok, vediamo. Ha uno scar, ha uno scar ragazzi, ha uno scar. Era male, devo dire la verità, non era male come player, però non ho capito bene le sue mosse. Allora, ragazzi, ci servono materiali. Come potete vedere, io sapevo che questa cosa sarebbe stata un problema, il fatto di non poter distruggere le strutture velocemente. Inevitabilmente ci rendeva più lenti nell'ottenere materiali. Cioè, era ovvio, lo sapevo. Il fatto è che spero che anche gli altri nemici non abbiano questa... cioè, il mio stesso problema. Non vorrei che fosse solo un bug della mia versione, ma ho seri dubbi. Credo che sia un problema della patch note. Dove posso trovare, ragazzi, un launchpad? Non che voglia far finire la sfida, però, ragazzi, veramente, non avete idea di quanta voglia io abbia di provare il launchpad. Credo magari negli approvvigionamenti aerei, negli airdrop,
Potrebbe darsi, non lo so, io non ho letto nulla a riguardo, non so assolutamente dove posso andare a cercare. Comunque sì ragazzi, vedete, dopo il primo colpo che ti fa dare, poi il secondo non te lo fa dare, strano. Ok, è andata. Cavolo, questo non era male. Non era male per niente. Ho sprecato un sacco di materiali, tra l'altro, vabbè. Ok, vorrei... Ah, una launchpad, ragazzi, avevo un launchpad, cavolo. Allora, vale come trovato. Vabbè, sì, no, raga, devo farlo. Scusatemi, ma devo. È stato un piacere. Bam. Che bello, finalmente, finalmente. Cavolo, nemico, 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 nemico. Vabbè ragazzi, allora, io non so se, se continuerò effettivamente il video. Nel caso, non so. Vediamo. Sta un tizio là, gli vorrei lendare con launchpad, peccato che non ci sia riuscito. Ok, diciamo che ho fatto schifo, però prima win dopo aver launchpaddato. Carino, carino. Ok, ragazzi. Facciamo così, ragazzi. Allora, dato che non voglio concludere ora il video, dato che sono troppo felice di aver trovato un launchpad, facciamo che con trovare intendiamo solo se noi lo troviamo personalmente e non se lo otteniamo da nemici, ok? Facciamo così. Voglio fare la sfida in questo modo, ragazzi, perché veramente non voglio concludere ora la partita. Sono troppo felice che sia tornato il launchpad. Ed è veramente figo, veramente, veramente figo. Voglio andarlo a riutilizzare subito. Aspettate, ragazzi, aspettate, ecco. Sta per tornare, sta veramente per tornare. Guardate, guardate che soddisfazione. Ah, che bello, ragazzi. No, veramente, no, che bello. Devono fare questo in Fortnite. Devono rimettere le cose fighe, vecchie, e farne delle nuove. Cavolo, ma è veramente così difficile? È veramente così difficile? Ci è voluto mezzo anno di aggiornamenti per farvelo capire. E poi vabbè, per fare aggiornamenti così belli, poi rovinano altre meccaniche, come quella di prendere gli hotspot delle strutture. Cioè, è veramente ridicola sta cosa. Ragazzi, sta diventando fastidiosissima, mamma mia. Ok ragazzi, c'è gente. Immagino davanti. Più o meno, sì, lì. Ho visto le strutture che si completavano. Sta pure un airdrop qui, che vorrei andare a prendere. Cavolo, sento più gente in più punti. Sono un po' indeciso su dove andare. Sinceramente preferirei questi davanti, perché nonostante non ci sia l'airdrop in zona, conviene, perché poi questi per forza devono venire in safe. Quindi magari riesco ad approfittare del loro momento di distrazione. Vediamo. Attenzione però a sinistra, io non devo abbassare ancora la guardia. Non era a sinistra, sfortunatamente, che non doveva abbassare la guardia. Dead.
Sta arrivando la safe, caro, solo che io lo sparabende. Tu che hai per curarti? Spero non i flopper, perché in quel caso non ti faresti problemi. Ci vediamo, bro. Ho launchpad. Cavolo, infame, ho launchpad. Va bene, va bene. Dai, dai, dai. Devo farcela, devo farcela. Cavolo, che fastidio. Peccato, veramente peccato. Vabbè, a parte che devo risalirci. No, dove devo andare, ragazzi? Mi sento stupido, aspettate. Devo andare avanti. Sinceramente, quell'approvvigionamento lì vorrei prendermelo. Che cavolo. Andiamo molto cauti, ragazzi. Ok, che cosa? Augi, va bene, preferisco, grazie.